The sun and even a bit of heat welcomed the thousands of pilgrims who came to St. Peter's Square on Sunday. In his first Angelus of Lent, Pope Francis talked about temptation, specifically the moment when Jesus is tempted by the devil. He emphasized that Jesus teaches us how to overcome the devil and his ways. The first thing is always taking refuge in the Word of God. Notate bene come risponde Gesù. Lui non dialoga con Satana come aveva fatto Eva nel Paradiso Terrenale. Gesù sa bene che con Satana non si può dialogare perché è tanto astuto. The Pope then added that Lent is the best moment to begin a conversion, giving up any form of idolatry and material desires. E questo ci dà forza, ci sostiene nella lotta contro la mentalità mondana che abbassa l'uomo al livello dei bisogni primari, facendole perdere la fame di ciò che è vero, buono e bello, la fame di Dio e del suo amore. And towards the end, Pope Francis asked pilgrims to pray for his week of spiritual exercises. A few hours later, he, along with some members of the Roman Curia, left for Aricia, where they will be on retreat until Friday.